Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi ci saranno veramente un sacco di video a tema Ever Crisis. Oggi parleremo un sacco, ci sono talmente tante robe da farvi vedere, da commentare, da descrivere e anche da spiegare che non avete idea. Quindi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo andare veloci come dei treni. Ragazzi, che cosa c'è da dire su sto banner? È un mostro. Ragazzi, sto banner è mostruoso, quindi si deve necessariamente pullare. Penso che sarà una delle valutazioni più rapide che io possa fare di questo banner. Ovviamente non per tutti sarà così, perché ovviamente c'è chi magari non vuole investire su Sephiroth, perché giustamente magari non lo possiede al top della condizione, ma fondamentalmente parlando, Cloud e Sephiroth messi insieme in questo banner è una grandissima occasione di avere due probabilmente dei protagonisti assoluti di questo gioco e poterli potenziare in modo incredibile. L'arma di Cloud è un'arma limit break che però ha un tasso di apparizione più alto rispetto al normale, mentre invece purtroppo, ahimè, l'arma Ultimate in questo caso sarà soltanto dello 0,3. Infatti se andiamo a guardare i dettagli delle nostre summon, purtroppo avremo l'arma leggendaria o comunque l'arma Ultimate, che in questo caso avrà lo 0,3% di apparizione, mentre invece l'arma di Cloud l'1,5, perché ovviamente è un'arma limit break di personaggio singolo che tendenzialmente si deve in questo caso trovare più facilmente, e poi ovviamente al solito le armi della wishlist che avranno l'1% di apparizione. Per quanto riguarda Cloud e per quanto riguarda ovviamente Sephiroth, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che di Cloud il costume l'abbiamo già visto, boost attacco in generale fisico e magico dei nostri alleati del 5% in più, non è poco, e in più Bahamut's Bite che ci permette di incrementare il nostro attacco fisico del 5%, e in più quando la stance di attacco è al massimo la nostra abilità fisica avrà il 10% di danno in più. Pensavo fosse un po' più alto il bonus, se devo essere sincero me lo sarei aspettato leggermente più alto, ma è comunque un costume generico che per chi magari non possiede il costume Monster Hunter o per chi vuole effettivamente avere un Cloud più offensivo è un'occasione d'oro. L'arma invece, a differenza di quello che si possa pensare, è un'arma eccezionale. È un'arma eccezionale perché, come immaginavo, il danno fixed ovviamente è più basso ad overboost inferiori, ma questo mi sembra abbastanza logico, ma ad overboost 6 abbiamo già 30.000 come danni addizionali, che secondo me non fanno assolutamente schifo. La percentuale è un 670% ad overboost 6, che ripeto non è male, e inoltre nel momento in cui utilizzeremo per la prima volta questo attacco guadagneremo haste per addirittura 25 secondi ad overboost 6 o 20 secondi ad overboost normale o comunque overboost 1, 2, 3, eccetera eccetera. Overboost 10 ovviamente avremo la possibilità di estendere il nostro haste e di fare addirittura 40.000 come danni fixed al nostro avversario. È un'arma eccezionale, fa veramente dei danni AOE pazzeschi, perché comunque stiamo parlando di un'arma che effettua danni AOE con un 800%, e in più abbiamo anche il danno addizionale fixed. Refined abilities, boost attacco fisico per tutti quanti, boost abilità fisica, quindi anche delle ottime refined qualora ovviamente si voglia utilizzare come refined, e poi brand, che sono appunto l'argomento che tratteremo più in là successivamente, che ovviamente analizzeremo meglio. Per quanto riguarda invece ciò che possiamo far vedere anche all'interno del banner, io volevo farvi vedere appunto, non mi ricordo se era qua, no era qua, ecco qua, le caratteristiche dell'arma Ultimate. Genji's Blade, arma Ultimate di Sephiroth, 2000% di danno fisico e magico non elementale al single enemy. Inoltre l'attacco fisico e l'attacco magico possiede l'Extra Haig. Ragazzi, Extra Haig, quindi vuol dire sicuramente 4 o 5 stack di buff fisico e magico, che addirittura durata di 30 secondi, con un'estensione di addirittura 30 secondi. Quindi capite bene che un qualsiasi Sephiroth adesso va praticamente equipaggiato con buff extension a non finire,
praticamente. Refined Abilities invece un po' normali, se devo essere onesto, perché abbiamo appunto un boost di ability generale e poi Interruption Mastery, che è la nuova abilità che ci consente di fare più danni, in questo caso addirittura il 60% in più di danni, quando il nostro avversario viene breccato, quindi quando si spezzano i sigilli, detta in parole povere. Veramente figa. Tra l'altro due utilizzi, come potete notare vengono qui indicati gli utilizzi massimi della nostra arma Ultimate, quindi direi, ragazzi, c'è poco da dire, questo è un banner eccezionale, soprattutto per me che ho Cloud e Sephiroth, che sono i miei due personaggi probabilmente più forti dell'account, quindi questo è un banner dove io mi devo letteralmente buttare a pesce, senza considerare il fatto che abbiamo delle ottime schede per pullare, perché abbiamo subito al quarto stamp un'arma 5 stelle o più garantita, al sesto abbiamo già la prima arma, dodicesimo abbiamo la skin e poi la scheda 2. Guardate quanto è conveniente pullare ovviamente su questo banner, almeno le prime due schede sicuramente sono quelle che consiglierei di fare a questo punto. Due giri su due schede, ragazzi, vale assolutamente la pena farle. Io spero di poter pullare il più possibile su questo banner e ovviamente vedremo che cosa succederà. Detto ciò, non ho nient'altro da dirvi, quindi io direi di fare le nostre pull gratuite, in modo tale che poi non le vada a sprecare, tra virgolette, di sera. Quindi andiamo a vedere un po' cosa otteniamo dalle nostre prime pull. Cos'è? Doppia Eris addirittura? Vabbè, di Eris ho tutto, quindi praticamente, vabbè, due armi che non mi interessano proprio, va benissimo così. E facciamo anche la nostra prima multi-summon invece di quella che è giornaliera per 30 giorni, mentre invece quella era l'arma che ci garantiva praticamente delle armi 5 stelle, come vi ho detto poco fa. Anche qui abbiamo Yuffie. Ah, vabbè, niente di straordinario, va bene così. Però ragazzi, detto ciò, io una multicina qui la voglio fare. La mia wishlist però deve assolutamente essere sistemata. Ok, ho settato anche la mia wishlist con i collari di Red che fanno imperi gli elementali, che mi servono assolutamente. Il siringone di Matt, che lo voglio portare su. L'arma di Zack, che riduce il ghiaccio per poterlo utilizzare come supporto, qualora dovessi averne necessità. E l'electrocannon di Barrett, perché assolutamente mi serve. Non ho messo armi di Sephiroth per evitare di sporcare il mio, diciamo, la mia possibilità di ottenere l'arma leggendaria. E vai. Dai, un due pullini li facciamo in live, così, in video, giusto per vedere se ho culo di trovare l'arma Ultimate insieme a voi e magari faccio un video e potervene parlare più nel dettaglio, ovviamente, perché senza arma Ultimate non posso effettivamente dirvi nulla. Ok, Cloud non vestito, non è bello, skippiamo. Oh, chi è? Red, ok. Quindi già almeno un'arma 5 stelle ce l'abbiamo. Abbiamo ottenuto anche le gemme, le Mako Gem Exchange. Bisognerà vedere poi quante me ne servono effettivamente. Abbiamo ottenuto il Silver Collar. Oddio, il Silver? Sì, dovrebbe essere giusto. Se non sbaglio. Sì, il Silver Collar, che è vento e acqua. Perfetto. Ok, altra pullino. Oh, Chocobo rosso, benissimo. Bene, 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 bene. Direi bene, quindi andiamo sul stamp garantito 5 o più stelle. Quindi, chissà, una bella arma leggendaria garantita? Chissà, non so se hanno aggiunto delle altre animazioni nell'eventualità magari di armi leggendarie. Credo di no, in realtà. Oddio! La leggendaria! L'abbiamo trovata! Non ci credo! Con la orb nuova! E io qua devo fare lo screen per forza! L'abbiamo trovata! L'ultimate!
E ovviamente questa è l'arma di Cloud. Dai. Ragazzi, non ci credo. E ovviamente mi appare il tutorial. Le Ultimate Weapon possono essere equipaggiate nella loro zona dedicata. Le armi del Duplicate Weapon non hanno effetti addizionali come potenziamento. Equipaggiare le Ultimate Weapon permette di utilizzare l'Ultimate Core Ability in battaglia. Queste sono abilità potenti che non consumano barre ATB. Queste abilità possono essere rilasciate premendo ovviamente il tasto corrispondente. Le Ultimate Core Ability hanno un numero limitato di utilizzi e vengono ricaricate nel tempo. Ragazzi, non so che dire. Ragazzi, veramente non so che dire. Non so letteralmente cosa dire, incredibile. Incredibile. Sono felicissimo. Va bene. Niente, ragazzi, il resto delle pull le faremo in live stasera. Quindi non mancate e cercate di portarmi fortuna. Ciao.